Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come utilizzare il desktop in remoto con il nostro Windows Phone. Utilizzeremo l'app ufficiale di Microsoft Remote Desktop Preview, che per adesso è solo in inglese, ma mano a mano con gli aggiornamenti non sarà più preview e ci sarà anche la lingua italiana, speriamo. Allora, per prima cosa, prima di tutto scaricare sul nostro Windows Phone l'app di Remote Desktop. Basta premere il pulsante Installa, adesso su Start e poi Search. E scriviamo Remote Desktop. Andiamo a cercare questa, Select Users Who Can Use Remote Desktop. Poi selezionate All Remote Connections. Selezioniamo Select Users. E poi dovete aggiungere il vostro account. Per farlo dobbiamo andare su Add. Qui, e poi qui scrivete la vostra email. Se nel caso non sapete qual è, basta andare su Advanced, Feed Now e poi cercare il vostro che è qui. Oppure se non avete l'account, se non avete l'email come account del computer, mettete il nome dell'account. Fatto questo, fate ok, appena fatto facciamo ok e abbiamo finito. Prima però dobbiamo andare a vedere se Windows Firewall fa funzionare. Per farlo andiamo sul pannello di controllo, andiamo su Sistema e Sicurezza, Windows Firewall, selezioniamo Allow an app of Threat to Windows Firewall, che sarebbe consenti all'app le funzionalità di Windows Firewall. Fate Change Settings e andate a cercare Remote Desktop. Selezionate tutte le caselle. Fatto questo, adesso passiamo direttamente al cellulare stesso. Andiamo ad aprire l'app di desktop remoto. Premete più e premete Desktop. Su PC Name adesso restiamo qui, andiamo su tasto destro su Start, selezioniamo Command Prompt e scriviamo ipconfig perché dobbiamo trovare l'IP del nostro computer. Potete decidere se aggiungere le vostre credenziali o meno, username e password. Io però metto quella già impostata da me che ho fatto prima. Se lasciate Enter Every Time, se avete l'account Microsoft dovete mettere la vostra password. Premete il tasto salva, premiamo. Ha già rilevato la connessione remota e poi fate connetti. Però non lo faccio adesso perché questo video ho già fatto 4 volte. Una volta Camtasia si è bloccato, una volta mi si è bloccato il computer per internet e un'altra volta per questo. Questa è la quarta volta che ci riprovo. Però basta premere connect nel computer, nel vostro computer vi mostrerà la schermata di blocco. Perché? Perché appunto ci colleghiamo in remoto con questo e non con il computer. Come la stessa cosa di come connettersi in remoto tramite un altro computer. E qui potete vedere anche le impostazioni, quali. Adesso vi faccio vedere le figure che sono presenti sulla pagina di Windows Phone, dove troverete sopra un pulsante per ingrandire, basta spostare con il dito per chi proprio non vede, oppure lasciare intera la finestra, e poi un pulsante per aprire la tastiera, che è appunto questa, che potete usare per aprire il tasto di ricerca. Per il puntatore del mouse potete o trascinarlo con le dita oppure basta premere, vi uscirà la tab, selezionate il no puntatore del mouse e poi potete fare come dito. In pratica vi permetterà anche di avviare la chance bar. Io lo sto facendo perché basta premere Windows più C. Ecco appunto questo che ho detto. Vi ricordo, trovate in descrizione il link per scaricare desktop remoto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, seguitemi anche sulla pagina di Facebook per aggiornamenti sul canale e se non avete Facebook seguite i miei feed RSS. È tutto per questo video, noi ci vediamo al prossimo. Quindi un saluto e
al prossimo video.